Il Real Giulianova torna alla vittoria dopo 7 turni, batte 2-1 la Savignanese e ritrova i 3 punti al Fadini che mancavano dall'1-0 sull'Isernia ottenuto il 25 novembre 2018. La squadra di Bolzan conferma i segnali di crescita evidenziati già nella rocambolesca sconfitta di domenica scorsa e soprattutto nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Messina. Giallorossi in campo con Napolano confermato in cabina di regia e Di Paolo terminare in attacco. Arbitra Paul Leonard Michalache di Terni. Cronaca, al quarto si fa vedere dalla bandierina la Savignanese, brividi nell'area piccola, l'arbitro vede però fallo in attacco. Risposta giallorossa, Napolano va col destro su punizione, ribatte la barriera, reclama Napolano per un presunto fallo di mano, lascia correre Michalache, palla in corner. Al minuto 19 arriva il vantaggio Real Giulianova, il corner battuto dalla Savignanese trova la ripartenza velocissima giallorossa che sorprende gli ospiti. Di Paolo serve centrale sulla corsa Fazzini che evita un'uscita, Pazzini e poi trova l'appoggio in rete nonostante il tentativo di recupero di due gialloblu. 24esimo, prova a pareggiarla subito la squadra di Farneti, corner da sinistra, Gregorio va in anticipo di testa, palla sul palo. Il pareggio ospite arriva al minuto 40, manovra che parte dalla destra, lavora un bel pallone a Longobardi, palla che finisce a Francesco Manuzzi che batte Pagliarini e fa 1-1, vibranti le proteste giallorosse per un fallo di mano dello stesso numero 23 gialloblu su cui resta più di un dubbio. E questo sta a mandare la pagina. Passano 2 minuti ed il Real Giulianova torna davanti sul calcio di punizione da 30 metri. Napolano si inventa una traiettoria velenosa che inganna Pazzini e fa 2-1. Il secondo tempo si apre con un tentativo per Di Paolo dalla distanza, raso terra sul secondo palo, palla sul fondo. Al 17esimo si fa male Fazzini, entra Barlafante, il numero 19 di casa, pericoloso al 23esimo, servito in profondità, stoppa, si gira, va col sinistro, palla alta sulla traversa. La Savignanese fa fatica ed il Real Giulianova prova allora ad amministrare il vantaggio. Al 35esimo cross alla destra di Del Grosso, svirgola Guidi e mette i brividi a Pazzini. 41esimo, cross di Turci dalla sinistra, sfiora solo Francesco Manuzzi, palla sul fondo. 5 i minuti di recupero assegnato dal direttore di gara. Al 47esimo il tiro dalla distanza di Vandi è centrale, finisce alto anche sulla traversa. Al 50esimo va in contropiede il Real Giulianova e potrebbe addirittura arrivare al 3-1. Pallone che però crea confusione alla difesa avversaria, ma non sortisce nessun effetto. Dopo quasi 6 minuti di recupero finisce 2-1 al Fadini. 3 punti importantissimi per il Real Giulianova che sale a 34 punti. La Savignanese incassa il colpo ed oggi subisce una sconfitta che non pregiudica però al momento la buona situazione di classifica. Grande partita di sofferenza, una squadra che ha dovuto soffrire. Io volevo questo spirito qua da quando sono arrivato, questo carattere qua. Abbiamo un attimino arrancato per tanti motivi, per qualifiche, per infortuni, per tante situazioni, per cambio abbastanza radicale a oggi nel modo di giocare, nel modo di interpretare il calcio e quindi però alla base di tutto questo quello che conta è, come hai detto te, lo spirito che hanno avuto i ragazzi oggi, quindi le faccio un plauso, mi sono già complimentato con loro perché è la base per raggiungere gli obiettivi. Segnali di crescita che erano già arrivati anche nella sconfitta rocambolesca di Sant'Arcangelo, poi nella giornata di Coppa, è un Giulianova che adesso gioca con grande determinazione e riesce a portare a casa il risultato. Ma io sì, hai detto una cosa giusta, nessuno me l'aveva mai detto, guarda, io credo che questa squadra a livello di gioco, a livello di idea, sia andata sempre in crescendo. Poi dopo, una volta ho detto che bisogna analizzarle un attimino le sconfitte, perché quella di Matelica e quella di in casa rocambolesca del 4-1 col Francavilla andrebbero analizzate per bene, però vabbè, ormai è andata, se guarda avanti non sarà facile, se qualcuno pensa di rilassarsi non ha capito niente, non sarà facile raggiungere l'obiettivo, però con questa determinazione qua,
con questo appoggio del pubblico che giustamente viene contagiato dall'atteggiamento della squadra, secondo me ci si può provare a raggiungere l'obiettivo in modo importante, insomma, anche prima se possibile. Era difficile, insomma, una squadra che si era chiusa molto bene, quindi nel secondo tempo soprattutto era difficile giocare, la partita era solo agonistica e così si è svolta, quindi o si trovava un episodio, se no dal punto di vista della costruzione, quando c'è una squadra che si difende con tutti gli uomini, corre ed è arcigno come Giulianova, è difficile. Beh, mi sembra che la punizione sia stata tirata molto bene, sia stata una punizione molto forte, non vedo responsabilità del mio portiere, è molto difficile da prendere quella palla. Manca poco per la salvezza. Manca poco, ma sono da fare. Vi aspettavate questo, Giulianova, con questo tipo di determinazione? Sì, assolutamente, ci mancherebbe altro.